Domani domenica più calda del solito nella metà dei comuni Blei, 6 comuni su 12, dove i cittadini sono chiamati a scegliere chi governerà la propria città per i prossimi 5 anni. Si tratta di Chiaramonte, Gerratana, Monterosso, Pozzallo, Santa Croce e Scicli, quasi tutti essendo al di sotto dei 15.000 abitanti con il sistema maggioritario, fatta eccezione di Scicli e Pozzallo, dove invece si voterà con il proporzionale e quindi con eventuale ballottaggio il 26 giugno. Un solo giorno per esprimere la propria preferenza dalle 7 alle 23 di domenica e si voterà anche per i 5 referendum abrogativi sulla giustizia. I quesiti referendari promossi da Lega e Radicali sono stati ammessi quindi alla Corte Costituzionale lo scorso 16 febbraio. L'elettore può esprimere una o due preferenze della stessa lista, ma di genere diverso, una femminile e una maschile. Il voto espresso per una lista si estende al candidato sindaco a essa collegato e non viceversa. C'è il voto disgiunto, l'elettore può votare separatamente per un candidato sindaco e per una lista a questo non collegata. Durante le operazioni di voto sul sito istituzionale della regione saranno pubblicate tre rivelazioni alle 12.30, alle 19.30 e alle 23.30 sull'affluenza degli elettori alle urne con il raffronto dei dati rispetto alle ultime elezioni amministrative dei comuni interessati. Lo scrutinio per le amministrative avrà inizio dopo il completamento delle operazioni di spoglio delle schede relative ai 5 referendum sulla giustizia. A Gerratana, due candidati, l'ex sindaco Bartolo Giaquinta, che approfittando di una recente norma regionale ha deciso di puntare al tris e di candidarsi per la terza volta consecutiva. Giaquinta dovrà competere con il suo unico diretto avversario, Salvatore Iacono, sostenuto dalla lista Gerratana 2.2. E sempre restando tra i comuni montani, è chiamato al voto anche Monterosso Almo con tre candidati a sindaco. Anche in questo caso si registra la riproposta dell'uscente Salvatore Pagano con Il paese che vorrei, ma anche l'ingresso in campagna elettorale di un giovanissimo, Paolo Amato, alla sua prima esperienza in politica e sostenuto da Futuro Comune. Poi anche lo sfidante, Santi Benincasa, appoggiato dalla lista Noi siamo Monterosso. Tre candidati a sindaco invece a Chiaramonte Gulfi, comune attualmente commissariato a causa delle dimissioni anticipate del sindaco Sebastiano Guerrieri, che comunque si ripresenta ai propri elettori per continuare a lavorare su quanto interrotto. A sfidarlo Mario Cutello, suo acerrimo rivale politico, infine anche il terzo candidato Gaetano Iacono, ben 5 aspiranti a sindaco invece a Santa Croce Camerina. Anche in questo caso l'uscente Giovanni Barone dovrà vedersela con i volti conosciuti a Palazzo di Città, Giuseppe Di Martino, Giovanni Alù, Filippo Frasca e Piero Mandarà. Frasca è stato proprio il vice sindaco di Barone fino alla rottura dell'esecutivo, mentre Mandarà ricopre la carica di presidente del Consiglio Comunale. 5 candidati anche a dove in questo caso non si registra la ricandidatura dell'uscente Giannone, ma quella di due donne e un ritorno di un ex sindaco, ovvero Caterina Riccotti e Rita Trovato, mentre si ricandida Giovanni 25, già sindaco di Scicli. Altri candidati sono Mario Marino e Carmelo Vanasia. Infine 4 candidati a Pozzallo, dove si ricandida Roberto Ammatuna, che punta sulla continuità e che gode del sostegno di più liste, in totale 5 per 80 candidati. Può invece contare su due liste l'avvocato Enzo Galazzo in campo con il centro-sinistra, una sola lista invece per la candidata Patrizia Murafato e Giuseppe Spadola, il primo ad aver avviato la campagna elettorale proprio a Pozzallo.